Metropolis Calcio, ben trovati Luciano Rindone. Buongiorno, ciao. Buon San Valentino a tutti, innamorati e non. E non. Nicola Binda, buongiorno, Gazzetta dello Sport. Io sono sempre innamorato, quindi auguri a tutti e buona giornata. Bravi, tutti siamo innamorati. Quindi mi fate già presupporre che oggi direte alle mogli, alle fidanzate, no, ma io San Valentino è tutti i giorni, non lo festeggio, certo, vero? Certo. Sempre innamorato. Non vedo la differenza. Ormai traduco, vedi? Traduco. Vabbè, però c'è anche l'amore nei confronti della nostra squadra, Milan, Inter, Juve, quello che sia, non è dato a sapersi, ma è dato a parlarne. Infatti l'Inter tenta lo scudetto anticipato nel derby e qui i cuori partono a manetta, rossoneri, nerazzurri. Tra infarti e cose positive invece. Beh, forse sì, nel senso che la domanda che ci poniamo, che poniamo agli amici a casa, che ricordo chiama una volta sola per Metropolis, perché sennò poi mi sgridano, ecco, è questa, cioè la vittoria nel derby porterebbe davvero 3 punti importanti all'Inter, che si troverebbe in una posizione avvantaggiata. Sì, io non penso che dipenda più dall'Inter, ma quanto dalle inseguitrici che non riescono a tenere il passo. Sto parlando della Juventus, no, il Milan che aveva un ritardo rispetto all'Inter già da dicembre, invece il Milan nel 2024 comunque ha un passo da scudetto. Dipenderà a questo punto non soltanto più dall'Inter, ma soprattutto dalle inseguitrici che devono tenere il passo di una squadra che sembra al momento imbattibile. Penso che sia la più forte perché le altre hanno molte defezioni, diciamo, non sono squadre secondo me all'altezza, soprattutto il Milan in questo momento, per i tanti infortuni, di tenere il passo di una squadra invece a cui va tutto bene. Possono anche fare gli scongiuri i tifosi dell'Inter, però sì, mi sembra, ecco, improbabile. Di sicuro l'ultimo passo farsi alla Juventus può essere d'aiuto all'Inter per cercare di essere un po' più convincente in Champions League senza pensare al campionato e avere la possibilità. Insomma, è stato un brutto risultato anche per l'Atletico Madrid la sconfitta della Juve. Ecco, adesso arrivo da te Nicola, sentiamo un telespettatore che sennò lo lasciamo lì troppo tempo. Pronto? Pronto. Buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Massimo da Smago. Ben trovato. Grazie, buongiorno Stefania, Rindone, Linda. Prego. Buongiorno. Allora, l'Inter sarà anche forte, caro Rindone, però dai, un po' di fortuna ce l'avete avuta, Come ce l'avete? Dai, con la Fiorentina col rigore lo parava anche mia nonna, su, dai. E poi con l'Inter, il primo gol, con la Roma il primo gol non è stato annullato. Dai, un po' di fortuna comunque ce l'avete avuta e a volte mi chiedo, è l'Inter che è forte oppure le altre squadre che sono proprio scoppiate? Grazie. Grazie. È l'Inter che è forte o sono le altre che sono... Non so perché mi dice che sono interista, però comunque, vabbè. Magari risponde Binda, magari dopo sì, risponde Binda, certo. Eccoci. Nemmeno io sono interista, è chiaro, parlo. Come sapete, sono sempre neutrale. Ah, beh, io. Sì, certo. Ma lui non vuole sapere se cosa ti fate, vuole sapere se questa Inter va avanti così bene perché se lo merita oppure perché gli altri comunque quest'anno, questa stagione non sono così performanti. Ma diciamo che intanto la fortuna ovviamente va sempre da chi non ne ha bisogno, diciamo, no? Sono sempre i migliori, i più fortunati, però obiettivamente ridurre solo a questione di fortuna il cammino dell'Inter mi sembra riduttivo. Insomma, mi sembra che l'Inter abbia dimostrato più volte di essere nettamente la squadra più forte di questa Serie A. Ha battuto sia la Juve che il Milan, ha vinto in campi difficili in trasferta, ha un passo regolare, prende pochissimi gol, ne segna tanti, non dipende da un solo giocatore, ma una rosa abbastanza eclettica, può contare su vari giocatori. Insomma, io francamente dire che l'Inter è solo fortunata mi sembra riduttivo. L'Inter ha meritato di vincere questo scudetto e oramai credo che tutti i discorsi a questo punto vadano oltre i confini, perché sia per l'Inter che per il Milan l'unica interesse che alla fine dell'anno sarà cosa succederà in Europa. Ecco, però allora dovrà, durante il derby di Milano, visto che il clima qua è già sentito, dimostrare di non essere fortunato ma di potercela fare, però quei punti lì sarebbero importanti? Ma sì, ma quella è una sfida che vale a quel punto, varrà solo per i tifosi, varrà solo per l'orgoglio, per il prestigio cittadino, per capire quale sponda del naviglio prevarrà sull'altra, non avrà effetti sulla classifica, voglio dire, sappiamo che
sia l'Inter che la Juve che il Milan saranno qualificate per la prossima Champions. L'Inter con ogni probabilità vincerà il campionato, quindi da questo punto di vista mi sembra che ogni discorso sia finalizzato più allo sfotò tra il tifoso, dice ok, io ho vinto lo scudetto, io ho vinto il derby, insomma, oppure se vince l'Inter anche il derby sarebbe l'ennesimo che vince di fila, quindi diventa un po' un incubo per il Milan questa partita. O addirittura vedere l'Inter che quel giorno potrebbe festeggiare l'aritmetica vittoria dello scudetto proprio nel derby, pensate che smacco sarebbe, che emozione sarebbe. Viviamo di queste cose oramai, ma di calcistico, di concreto, oramai credo che per quanto riguarda le prime tre posizioni sia rimasto poco. Sì, per lo scudetto anticipato poi l'Inter non frega niente, penso, di vincerlo. Sicuramente farebbe molto piacere vincerlo contro il Milan, però questo distacco può aiutare, ripeto, l'Inter a concentrarsi anche sulla Champions League. Ricordiamoci che questa è stata una squadra che a giugno ha giocato una finale di Champions League, quindi stiamo parlando della squadra vicecampione d'Europa, poi gli spottò dei tifosi, però le finali bisogna vincerlo, lasciano il tempo che trovano, e quindi di conseguenza penso che comunque sia la squadra più forte in Italia, ecco, c'è poco da dire in questo momento. Perché tra l'altro ha dimostrato che si può vincere ed essere competitivi, sì, non perché sei il più ricco, non certo, perché spendi più di tutti, perché l'Inter convive con dei vincoli della proprietà abbastanza importanti, no? L'Inter non è che può spendere tanto, deve vendere per investire, quindi deve far prevalere le idee e la competenza, sì, cosa che l'Inter è tanto di cappello. Ma Nicola, se facessimo un gioco... Hanno venduto benissimo e hanno comprato ancora meglio, quindi è stato bravo il management dell'Inter a operare, questo va riconosciuto. Il gioco, il quiz lo facciamo dopo. Mi devo ricordare No, giusto, dare spazio ai telespettatori. Ricordati. Sì, dormito poco e quindi... Pronto, chi parla? Vediamo se non parlo. Buongiorno, sono Vincenzo. Buongiorno. A Gallaratte. Ascolta, Stefania, con quale coraggio l'Inter dovrebbe, se vince lo scudetto, con quale coraggio l'Inter si mette la stella? Che non c'ha 19 scudetti, ne ha 18. E quindi con quale coraggio si deve mettere la stella? Visto che sono talmente ricchi, cioè educati, come dicono loro. E no, per me sono solo a cartone e basta. Questo voglio dire. Sei un provocatore, Vincenzo. Devono dare lo scudetto alla Juve, perché l'ha vinto la Juve, non lì. Guarda, tiro Buongiorno. Fuori il cuoricino di San Valentino io. Comunque, va bene? Le sentenze possono essere, come dire, non condivise, ma vanno accettate. Quindi l'Inter ha gli scudetti che ha sul petto, la Juventus ha due scudetti in meno, questo dicono i tribunali. Poi ci sono anche le prescrizioni che magari avrebbero cambiato anche col campionato, altre intercettazioni che sono uscite dopo che magari non avrebbero dato lo scudetto all'Inter, però ci sono delle sentenze, bisogna accettarle, magari. No, Nicola, ho un po' cosa di messaggi da leggervi a proposito. Assolutamente sì, cioè è inutile tornare, è stata una sentenza, se vogliamo discuterne possiamo parlarne. Degli scudetti degli anni 20, degli anni 30, degli anni 40, che neanche chissà che cosa è successo e non lo sappiamo. Ecco. Però in questo c'è una sentenza, voglio dire, se io passo col rosso posso contestare che fosse ancora giallo, ma se prendo la multa posso fare i ricorsi che voglio, ma la multa devo pagare. Voi sul derby, adesso poi arrivo al tuo gioco, ma sì, te lo sarai dimenticato. Voi sul derby mi avete un po' liquidata con delle cose oggettive, nel senso che da due bravi giornalisti mi avete... Però da casa non sono convinti e vanno avanti, e infatti scrive Romeo, gli stessi che fino a 15 giorni fa dicevano che la Juve avrebbe lottato, come possono dire questo? Non cascateci, vorrebbe avere 16 punti sulla seconda, quindi testa bassa. Oppure ancora Luigi, io diciamo ho molta paura, traducendolo, mandatemeli che si possano dire, se ripenso a febbraio marzo degli ultimi due anni con Inzaghi, e c'è chi fa queste previsioni, siamo più forti rispetto agli anni scorsi, ma un po' di scaramanzia non farebbe ho risposto inizialmente alla tua domanda dicendo io posso credere in qualche passo falso dell'Inter, non credo sinceramente nell'antagonista, nel passo invece dritto
la cavalcata del recupero degli avversari. Ecco, ho detto solo questo. E l'Inter adesso sicuramente può avere dei passi falsi. Ma sai, sì, esatto. No, ma poi era dall'inizio che dicevamo pagherà di più quel minimo sindacale della Juve, quell'1-0, 1-0, 1-0 che faceva sempre stare lì, oppure quelle dimostrazioni di forza che l'Inter ha dato dall'inizio. Ha detto continuerà l'Inter a essere così dominante, oppure avrà meglio sarà più redditizio il minimo sindacale della Juventus? Non potevamo saperlo, però era quello il dilemma. E alla resa dei conti il minimo sindacale della Juventus ha portato a pareggiare una partita con l'Empoli che ha ridotto le sue potenzialità e ha paradossalmente aumentato quelle dell'Inter, che ha vinto a Firenze ed è volata via. È stato lì il nodo della stagione, fondamentalmente. Allora, e adesso con grande attesa sono lieta di annunciare il gioco di Luciano Rindone. No, dicevo che se facessimo un po' l'elenco degli acquisti più costosi dell'era Zhang, secondo me troveremmo dei giocatori che sono passati praticamente inosservati. Forse i migliori acquisti sono stati quelli appunto a costo zero. Adesso faccio l'esempio di Mkhitaryan, Lautaro è costato 15 milioni, cioè comunque hanno costruito negli ultimi 3-4 anni, nonostante le restrizioni, sono stati abili, no, a dare una squadra che avesse una continuità. Poi è chiaro che l'Inter vince lo scudetto con 45 milioni di Hakimi e 74 di Lukaku, però forse il periodo in cui Zhang spendeva, no, non riusciva a costruire tanto quanto è riuscito a fare gli ultimi 3 anni, grazie soprattutto al lavoro di Marotta e Ausilio, immagino. Ecco, era questo il giochino. Ma perché? Per i lavori di Marotta e Ausilio? Perché è riuscito a amalgamare la squadra, merito anche dell'allenatore. Vedi, Gabigol, vedi, alcuni, sì. Ma sì, ma no, ma anche l'Inter ha sicuramente sbagliato degli acquisti, ci sta, nessuno è perfetto al mondo, gli sbaglia anche il Real Madrid, figurati, non può sbagliarli l'Inter. Però obiettivamente l'Inter è stata la squadra più capace di tutti a, ripeto, non avendo la possibilità di investire, di spendere, perché anzi deve incassare, è stata la società che ha agito meglio con le idee migliori, ha preso Onana a zero, l'ha venduto a 50 milioni, se permettete, posso anch'io il presidente se tutti gli anni incasso quei soldi lì. Quindi sono stati bravi quelli dell'Inter a operare sul mercato, certo. Il management dell'Inter è stato eccezionale, cosa che, ripeto, alle altre società non è riuscito, le altre società hanno fatto delle scelte che non si sono rivelate all'altezza. Quindi la differenza è tutta lì, nel come hanno operato le società, non di quanto hanno speso, ma di come hanno agito sul mercato. Questa è la differenza. Allora, andiamo un attimo in pubblicità, torniamo da voi tra pochissimo. Eccoci in studio, allora, vi voglio leggere ancora qualche messaggio. I milanisti? Nel senso che, no, penso che sia interista Tony, ma voi vi state rendendo conto cosa sta facendo Inzaghi? Nella sua gestione ha banalizzato il derby, si vince in campi come Napoli, dove si perdeva spesso, a Roma vittoria sicura e con la Juve senza nervosismo. Ok, io voglio adesso provoco Nicola, perché difende spesso gli allenatori. Avanti. Allora, in una squadra, vediamo se Nicola capisce, in una squadra si vede il lavoro di valutazione dei giocatori in positivo, nell'altro non si vede il lavoro di un allenatore, cioè si vede, ma si vede in un altro modo, ecco, in negativo secondo me. Vediamo se ha capito di cosa sto parlando. Un indovinello. Il discorso è molto complesso. C'è chi sostiene il popolo juventino è diviso in due, per esempio, tutti riferisce ad Allegri. Bravo. Secondo il popolo juventino, con quella rosa lì Allegri non avrebbe potuto fare di più. Io invece sono dell'idea che con quella rosa lì avrebbe dovuto cercare di farle avere un atteggiamento diverso in campo, esatto. Di avere una squadra che proponesse un gioco diverso. Lui è giocare sempre al risparmio, a difendersi e davanti sperare in un guizzo delle sue stelle, perché o Chiesa, o Vlahovic, o Ildiz, o Rabiot, o un altro, insomma, un gol lo trovo sempre e poi non prendo gol. La filosofia di Allegri era molto spartana, molto spalanina. Per me è sbagliato. Io sono convinto che se Allegri avesse provato a dare un gioco, a dare un'identità di gioco diversa, a fare un calcio più propositivo,
probabilmente la Juventus sarebbe andata ancora meglio, anche perché ricordiamo è la rosa più pagata che c'è in Serie A, quindi quei giocatori evidentemente un valore ce l'hanno. Se poi sono stati fatti acquisti sbagliati, la sua è una compartecipazione, perché i giocatori arrivati li ha anche avallati lui. Quindi quando la Juventus ha preso Pogba sapendo di prendere un giocatore che non dava garanzie, lui avrebbe potuto dire no, non lo voglio, invece l'ha accettato. Quindi soldi buttati, che se fossero stati spesi in un altro modo, forse la Juve avrebbe fatto di meglio. Alessandro, lui ha voluto confermarlo facendogli fare la famosa 20ª presenza che ha fatto scattare il rinnovo automatico, non l'avesse fatta fare, cioè, al posto di Alessandro, che è un giocatore oramai con tutto rispetto alla frutta, no? Oggi la Juve magari poteva avere un altro giocatore. Quindi queste scelte anche lui ne compartecipe, e quindi il problema è lì. Inzaghi invece è un allenatore che alla sua Inter ha dato un gioco, ha un'identità di gioco. A me appassiona vedere l'Inter che quando attacca porta 6 giocatori nell'area avversaria, che ha un esterno come un terzino come Di Marco, che in realtà è un attaccante aggiunto. Mi piace vedere Bastone che fa il braccetto e arriva a palla al piede al limite dell'area. Cioè l'Inter ha un'identità di gioco che obiettivamente è entusiasmante, e poi siccome vincere aiuta a vincere, e la crescita è stata esponenziale. La crescita dell'Inter oggi è una squadra che temevamo fosse stanca a questo punto della stagione, tra Champions, Supercoppa, recupero, campionato, e invece è un Inter che adesso può affrontare il momento chiave della stagione con lo scudetto oramai in tasca, e in Champions diventa una squadra che anche gli avversari insomma dovranno temere, anche i big d'Europa. Ho una telefonata, poi vi faccio proseguire su questo. Pronto? Sì, buongiorno, sono Mauro Milano Milanista. Buongiorno. Allora, per quello che riguarda l'impresa dell'Inter, non è un'impresa, perché dietro l'Inter non ha rivali. Non guardiamo il Milan che ha battuto il Napoli, perché non è il Napoli dello scudetto, io sono milanista. Chiedo agli ospiti invece che non vorrei che Milan usi come alibi il buon risultato del secondo o terzo posto per tenersi l'allenatore Pioli e non comprare il famoso attaccante da 50-60 milioni. Non l'ha sentito. Il mio Milan non vincerà mai niente. Io mi auguro che rifanno la squadra, perché almeno un terzo del Milan, compreso l'allenatore e il preparatore atletico, metto tra virgolette, vanno cambiati. Voglio il vostro parere, grazie. Grazie, ciao. Intanto c'è da dire che in questo momento il Milan tra dicembre e gennaio ha un ritmo scudetto, credo abbia un punto in più dell'Inter con una partita in più, però, e quindi di sicuro questo è un cammino del Milan che, ricordiamo, come obiettivo principale va quello di tornare in Champions League, almeno a parole dei proprietari, o meglio del proprietario e del presidente Scaroni. È chiaro pure che non si può comunque dimenticare intanto la presenza di Ibrahimovic, che probabilmente condizionerà anche le scelte del proprietario, i tanti infortuni che condizioneranno invece il giudizio riguardo lo staff di Pioli, l'eliminazione della Champions League che non fa comodo. Io penso che se il Milan dovesse fare un bel cammino in Europa League, arrivando addirittura alla vittoria, credo sia anche corretto continuare con un allenatore che comunque sta lavorando, sta facendo i punti quest'anno in campionato, gli stessi con cui poi inizia il campionato. È chiaro che ogni campionato ha una storia a sé, è chiaro che i punti insomma vanno pesati più che contati, dipende da molte cose. Però se diciamo che l'Inter è la squadra più forte, il secondo posto comunque darebbe la possibilità a Pioli di dire bene, anche quest'anno nonostante tutto io qualcosina di positivo, non tutto negativo l'ho fatto. Io cambierei allenatore, perché comunque Milan, il ciclo si vede secondo me che è finito e bisogna ripartire, però cambiando allenatore devi pure mettere un budget a disposizione per poter tornare a essere competitivi e tornare a vincere. Su questo Nicola, perché poi un po' di messaggi per la Juve. Io penso che il Milan, se ha dei soldi da spendere, li investe sullo stadio e non sulla squadra. Però obiettivamente, ma sai, tornando prima al discorso dei giocatori che compri, come rendono, come non rendono, pensate all'attualità di questi giorni. Pensate il Milan se avesse avuto un centrocampo con Calhanoglu, Brahim Diaz e De Ketelaer. E che sì. Per quello, e che, ma, vabbè, che, ma per quello che stanno facendo in questi ultimi giorni. De Ketelaer adesso sta facendo delle cose eccellenti all'Atalanta negli ultimi tempi. Brahim Diaz a Madrid è diventato un idolo. Calhanoglu fa la differenza nell'Inter. Quindi sono giocatori che il Milan aveva in casa e il Milan li ha dovuti perdere.
perché sono operazioni che vengono giudicate non solo a livello tecnico ma anche a livello economico finanziario. Quindi dobbiamo capire che le società fanno sempre dei ragionamenti, non solo mi serve un terzino con quell'attaccante forte, così fanno anche delle operazioni con delle valutazioni economico finanziarie ai fini del bilancio che a volte ti portano a questi sacrifici. Quindi si può parlare di tutto e di più, ci sono mille teorie, però obiettivamente oggi non è facile per le società pensare a una cosa sola, cioè o pensi, non puoi pensare solo al bilancio o solo alla squadra, all'aspetto tecnico, devi cercare di far combaciare le cose e sperare che vadano bene. Però l'allenatore ha sposato il nuovo progetto di Cardinale, dando più responsabilità anche a questo allenatore nelle scelte, quindi se il mercato, quello in uscita di giocatori che abbiamo definito è stato come dire, un mercato sbagliato in uscita, perché potevano tenersi Çalhanoğlu, potevano tenersi tutti questi giocatori, c'è da dire che il progetto sposato da Pioli è stato condiviso appunto dall'allenatore, perché ci sono allenatori a cui non piacciono certi progetti, dicono vabbè signori io lascio da vincitore, me ne vado, perché così non può, si può fare nulla, ecco. Sì, ma comunque per completare il ragionamento abbiamo proprio sotto gli occhi chiarissimo i due modi di ragionare. L'Inter ha preso due giocatori a parametro zero come Taremi e come Zielinski per l'anno prossimo, che quindi non danno patrimonio al club. Il Milan invece preferisce prendere giocatori sconosciuti, cioè Taremi e Zielinski sono due certezze, sono due giocatori pronti, affermati di un certo livello. Invece il Milan preferisce scoprire il giocatore sconosciuto, pagarlo 10 per rivenderlo a 50. Se va bene ha fatto un grande affare, non va bene, amen. Però il modo di ragionare è completamente diverso, è completamente opposto. Quindi io li rispetto tutti e due, per carità, però voglio dire, è curioso che poi alla fine magari sono contenti entrambi, alla fine non lo so, però io obiettivamente, visto il lignaggio delle squadre, visto che parliamo dell'Inter e del Milan, se tutte e due pensassero a imbottirsi di campioni invece che stare attenti alle cose di bilancio, ecco, forse il tifoso sarebbe un po' più contento. Il tifoso, diciamo, poi è contento se fai queste operazioni, se vanno bene, cioè se tu hai comprato dei giocatori certo. O a 0 a 10, ma che segnano e che ti fanno bene. Esatto, però tu quando prendi un giovane talento che speri che esploda, sai, tu lo devi proporre a San Siro, una platea molto raffinata, davanti a 80.000 spettatori, quindi se esplode diventa un campione, se non esplode è normale, può capitare, perché il milanista è raffinato. Sì, però su De Ceteler invece, visto che stiamo parlando di giovani, no, che si sono fatti vedere davanti a 80.000 spettatori, non hanno dato quello che stanno dando in questo momento, c'è da dire però che De Ceteler, come si chiama lui, non si sa mai che De Ceteler, De Ceteler eccetera, nell'Atalanta è vero che ha meno responsabilità, ma gioca pure in un ruolo diverso. Cioè l'errore del Milan è stato prenderlo e sfruttarlo nel modo sbagliato, perché adesso il Milan ancora con Pioli, da che sì campione d'Italia, adesso si ritrova come trequartista un giocatore più o meno alle caratteristiche più o meno simili come Loftus-Cheek. Quindi anche Brahim Diaz faceva spesso panchina nel Milan di Pioli, ricordiamoci. È stato quello l'errore. Su De Ceteler, che poi al volo, perché devo andare alla telefonate, l'errore è stato non dargli fiducia. L'Atalanta gli ha dato fiducia, lui pian piano è venuto fuori e ha fatto bene. Al Milan, per dargli fiducia, dovevi mettere in conto di lasciare più punti per strada, perché magari certe partite all'Atalanta nessuno se n'è accorto, e infatti l'Atalanta non a caso ha 15 punti o più o meno del Milan. Però voglio dire, alla fine aspetta, il giocatore viene fuori. Ma il Milan non può aspettare i talenti, il Milan deve avere delle certezze, è il Milan, deve avere il campione, non deve aspettare il talento che cresca, perché il Milan deve avere il campione. A meno che in mezzo a 10 campioni un talento giovane da crescere puoi averlo, ma non puoi avere 8 talenti da crescere. Telefonate, pronto? Pronto? Buongiorno, buon pomeriggio, sì? Chi parla? Buongiorno, sono Stefano D'Alecco. Ben trovato, prego. A proposito di Zielinski e Taremi, c'è in corso la Champions League. Se si incontrano Inter e Napoli o Inter e Porto, Zielinski non fa avanti più parte della lista Champions del Napoli. Ho capito, questo me l'aspettavo da lei, me l'aspettavo. Zielinski non fa parte, ma se si troveranno più avanti Inter e Porto, Taremi per chi giocherà? Ma che regole sono queste qui? Ma che regole sono? Abbiate pazienza, che regole sono? Ma vale per tutti i giocatori, pure se il Milan o la Juventus dovesse comprare.
ma non si può in una competizione in corso andare a comprare un giocatore che viene a giugno, e se domani arriva la partita Inter-Porto, Taremi per chi gioca, per l'Inter o per il Porto? E non lo farà giocare il Porto, non lo farà giocare. Che comunque lui... grazie, no, grazie. Che discorso. Ne parliamo, adesso risponde Binda della Gazzetta. No, mi ha fatto ridere, te se lo aspettavo da te. Zelinski non è nella lista Champions. No, vedi? No, perché non era un parere, per quello mi faceva ridere. Prego Binda, scusa. L'amico di Lecco è un malpensante, lui pensa che uno... un professionista faccia il furbo e ragioni come può ragionare un tifoso. In realtà io confido nella professionalità di Taremi, se mai dovesse affrontare l'Inter, che Taremi giocherà per la sua squadra che lo paga in maniera seria e professionale. Perché bisogna pensare male? Cioè, io mi ricordo quando De Vrij giocò contro nella Lazio, sì, contro l'Inter all'ultima partita, tutti a pensare male. Ma io, allora, l'unico pensiero che posso avere è che in questi ultimi mesi, per non compromettersi il futuro, magari un giocatore a scadenza, a prescindere in generale, non dico questi due, tutti non stanno lì a recuperare da un infortunio in fretta, non stanno lì a cercare, cioè, tanto dicono io non voglio farmi male, così penso all'anno prossimo, faccio il mio impegno serio, professionale, corretto, onesto, poi magari... Se, anziché recuperare una settimana prima, posso aspettare una settimana in più se ho un problemino fisico, quindi quello sì, ma altrimenti io metto la mano sul fuoco su tutti i professionisti di questo livello, che il loro dovere lo fanno fino in fondo, anche perché paradossalmente pensiamo un Inter-Porto con Taremi in campo e Taremi fa il gioco dell'Inter, l'Inter sa che si porta in casa uno che domani può fare lo stesso suo danno. Ecco, quindi ma se non lo facesse apposta, nel senso, ma se... no, l'unica cosa, come diceva giustamente Nicola, magari saranno più attenti nell'ultima parte del campionato, magari, ma non ci credo neanche questo, a mettere il piede o a mettere la testa in determinate situazioni per non rischiare ma di sì, ma vale per tutti i giocatori, io non capisco tutti, perché Taremi tutti, e Zelinski, certo, le regole sono queste, i giocatori possono firmare dal 1 febbraio per un'altra squadra e finisce lì. Chi è? Telefonata, ah, pronto, pronto. Oh no, abbiamo beccato pronto. Chi non ha abbassato l'audio. Sì, buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, a tutti, sono Rota, buongiorno. Buongiorno, prego, al volo che siamo quasi in pubblicità. Se si vince il derby, se si vince, non so, per ora ne abbiamo 25 di fila, però hanno ancora delle buone idee. Io vado a vedere l'Inter in un posto che ci sono tanti milanisti, e hanno ancora delle buone idee loro, però mi sembrano un po' sprecate. Mi sa che quest'anno sia l'anno buono per l'Inter. Io me lo auguro e auguri a tutti. Grazie. E forza Inter. Ciao. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno Rota. Non ci ha chiamato il signor Valentino? No? No. C'è ancora per il stand? Facciamo gli auguri. Allora, pubblicità tra poco. Eccoci in studio. Allora, telefonate da casa. Pronto? Ciao Stefania, sono Roby. Bentrovato. Buongiorno. Ciao, Roby da Vigevano. Bentrovato. Dici. Niente, volevo chiedere al giornalista della Gazzetta. Per me è giusto continuare ad andare avanti con Pioli, perché se lo sta meritando. Sono convinto che alla fine il Milan arriverà secondo e andrà in finale in Europa League. Ma anche se avrà magari un pizzico di fortuna nel sorteggio, speriamo. Come vedrebbe Sesco nell'attacco del Milan la prossima estate e eventualmente anche un'altra punta come David? Ciao, grazie. Ciao Roby, grazie. Roby David Jayon ti chiede Sesco e... sentito? Sesco dall'Europa. Sesco è un ottimo giocatore. Spera di no. È un ottimo giocatore. Sicuramente nel prossimo mercato del Milan un attaccante importante sarà la priorità. Perché già quest'anno a gennaio ci si aspettava qualcosa in più, poi quel timido risveglio di Jovic ha un po' tranquillizzato la situazione, ma credo che il Milan sicuramente un grande attaccante dovrà prenderlo, anche perché Giroud avrà un anno in più e quindi insomma avrà bisogno ancora di più di una spalla o anche di un'alternativa. Bisogna però capire appunto i numeri, i costi, perché il Milan ha una proprietà che potrebbe, secondo me, fare molto di più, ma che invece
gli importanti investimenti che fa, preferisce dirottarli in altri settori, tipo la costruzione dello stadio. E questo sicuramente è importante per il futuro del Milan, che acquisterà di prestigio, di valore, di solidità, di patrimonialità. Però se il Milan quest'estate dice investo meno e quindi vedo cosa offre il mercato, i nomi come quelli di Sesco diventano un po' più complicati. Se invece il Milan decide di investire su un big europeo, Sesco sicuramente è uno di questi e sarebbe un ottimo colpo. Io penso che il mercato del Milan anche quest'estate passerà da una cessione illustre, e i nomi possono essere 2-3, cioè Maignan, Leao, il Teo Hernandez. Uno di questi secondo me rischia di andare via. Luciano, guarda che il Milan, se arriva la richiesta giusta, sì, che gli conviene, ma è normale, ma lo fanno tutti. Ma anche i giocatori poi sono interessati, perché Maignan, davanti a un'offerta di 7-8 milioni all'anno, no? Milan magari... Sì, noi, se il Milan l'ha pagato uno, non lo vende, l'ha pagato 5, non lo vende a 2, no, capisci? Certo. Bisogna anche, al di là della volontà del giocatore, è logico che anche il Milan deve guardare i suoi interessi, non può svalorizzare. Sicuramente il Milan davanti a una plusvalenza rinuncia a un giocatore e ne prende un altro, anche se è un giocatore forte. Bisogna capire se arriva a conto, ragionare quello. Poi c'è la certo, ma c'è anche la proiezione che fate voi sulla Gazzetta, che arrivare in fondo a questa Europa League potrebbe portare altri 40 milioni, facendo ovviamente una stima di che massimo. Vanno a San Donato direttamente. Cosa dici? Cioè, si considerano vari parametri, no? Certo, i numeri che il Milan potrà, i soldi che il Milan potrà mettere sul mercato dipende da, a fine di questa stagione, da quanto entrerà nelle casse. Poi ripeto, se il maggior azionista del Milan, che ha una disponibilità economica notevole, decidesse di invece fare un aumento di capitale, mettere altri soldi, è un altro discorso. Ma il Milan, guardando i suoi numeri, più va avanti più risorse ha a disposizione, quindi c'è da augurarsi che queste risorse vengano messe a disposizione del club, e non, cioè della squadra a livello tecnico, e non di altre cose. Comunque leggevo un po' di dati, no? Quindi pensiamo ai playoff di Europa League, dove sfida il Rennes riduce da 8 vittorie consecutive, e, insomma, non sarà facilissimo. No, non sarà facilissimo, ho detto questo, il Milan è una squadra che ha avuto un girone di Champions equilibrato, molti dicono il più difficile in assoluto, comunque io dico il più equilibrato, perché poi alla fine abbiamo visto che i valori più o meno erano gli stessi delle quattro squadre, no? È chiaro che se tu vuoi vincere la competizione europea, prima o poi squadre di un certo livello le devi affrontare, bisogna capire come arriva il Milan a questa partita. Arriva sicuramente in condizione psicologica migliore, condizioni di gambe mi sembra pure, forse riesce a recuperare almeno un difensore centrale che comunque è fuori da tempo come ciò, quindi non sarà sicuramente al 100%, ma Rennes è una squadra sicuramente alla portata del Milan, se si vuole avere un certo tipo di ambizione. Se non si vuole avere un certo tipo di ambizione, allora il Rennes come il Real Madrid sono squadre, insomma, che ti fanno paura, e questo mi sembra evidente. No, beh, adesso anche il Milan, avendo sistemato comunque un po' la sua situazione, sì, poi avendo 10 punti di vantaggio sulla quarta, è chiaro che l'obiettivo diventa cercare di arrivare il più lontano possibile in questa competizione, che per me renderebbe la vittoria dell'Europa League, renderebbe la stagione del Milan ottima, perché vincere una competizione europea come l'Europa League ti dà intanto una dimensione internazionale, ti dà la possibilità di giocare la Supercoppa europea, di arrivare in prima fascia al sorteggio del prossimo anno in Champions League, e quindi secondo me vincere l'Europa League vale di più di un terzo posto in Serie A. Sarebbe un rendimento in salita. E poi tutte le altre squadre italiane ringrazierebbero, perché se l'Italia va avanti nel ranking, rimane nei primi due posti del ranking, avrà un posto in più in Champions, quindi non dimentichiamolo. Quindi no, tifiamo tutti Milan, per il Milan. Ma poi adesso arrivano un milione di chiamate. Il fatto è che è un altro sport, insomma, giocare in Serie A o giocare contro le squadre europee è molto diverso. Il Milan dovrà certe cose migliorarsi, perché soprattutto in Serie A magari corre qualche rischio di troppo che in Europa non ti perdonano. Allora, da casa ci scrivono, è già cominciata la campagna abbonamenti, parlano di Conte che sostituiranno mezza squadra, ma con che soldi? O vendono Leao, parlano del nulla, scrive Rosario. Come, scusa?
campagna abbonamenti, ah. Che parlano di Conte che sostituiranno mezza squadra, ma con che soldi, appunto? Ma quello che mi risulta, Conte considera la rosa, almeno la maggior parte dei giocatori, comunque una rosa competitiva. È chiaro che, ma questo vale per qualunque allenatore, il prossimo anno deve aggiungere 3-4 giocatori alla rosa attuale. È chiaro pure che in questo momento il vero problema del Milan sono i troppi infortuni, perché se Milan avesse giocato l'intero campionato con la difesa titolare, senza gli infortuni dei giocatori e senza queste problematiche che darebbero fastidio pure al Dream Team americano, probabilmente la stagione del Milan sarebbe stata diversa, sicuramente in campionato, non so in Champions League. Sì, però Luciano il Milan ha troppe mezze figure, cioè, i Pulisic, i Reinders, gli Okafor, i Chukwueze. Sono troppi, cioè ne prendene uno o due, sì, li metti in mezzo, sì, a dei giocatori diversi, comunque, e loro crescono. Sono troppe mezze figure. Ma io penso che a questi giocatori serva anche un di più che arriva proprio dalla panchina. Ora, Pioli è un grande professionista, un buonissimo allenatore, tutto quello che volete, però il Milan e questi giocatori secondo me hanno bisogno di un passaggio successivo, di un allenatore pure come Conte, che può piacere o non piacere, ma ha avuto esperienze internazionali, ha vinto anche all'estero, ha allenato nazionali, sa vincere, ha vinto, ha portato certi giocatori ad essere mediocri a un certo livello. Quindi... Sì, ma non con un tipo di rosa fatto così. Ha lanciato dei giovani, ma in un contesto di squadra fatta. Sì. Allora, Conte ha parlato poco fa. No? Ha detto: un giorno mi piacerebbe sollevare la Champions, ma so che è molto difficile. La gente pensa che sia semplice, allora, ma devi restare nel club giusto, un club che corrisponda alle tue ambizioni. E poi dice: la mia storia dice che nei club sono sempre arrivato in una situazione difficile con problemi e costruisco sempre. E poi sogna di vincere la Champions e poi appunto si stanno animando gli animi un po' dei tifosi, però... Io voto Antonio Conte per tutte le squadre. Per tutte le squadre. Sì, spero anche io di vederlo presto. Ricordatevi da dove siamo partiti. Chi eravamo e chi potevamo essere. Poi ci chiedono un po' di condizioni di salute di Ciacchi Gori. L'ex è ricoverato in terapia intensiva, credo, al Gemelli. In bocca al lupo, è grave, la gente ha detto che è grave, lui era già stato ricoverato. Speriamo possa riprendersi il prima possibile, è stato un grande personaggio nel calcio, ha sfiorato pure uno scudetto fin quando Edmundo non partì per il carnevale, no, ti ricordi? Era la Fiorentina di Trapattoni, sì. Edmundo Battistuta, ha vinto qualche Coppa Italia, insomma, è stato un presidente, diciamo, che meritava forse qualcosa in più. Sì, io non ho mai capito, solo perché non ha mai fatto diventare una star del cinema anche Stefania, l'avrebbe meritato. Ecco, sì, e sì. Su questa perla, la Magnani, che mi piace quando dice le perle di saggia, vi saluto. La Magnani bionda. Grazie, sì. Nicola Vinda, ciao, Luciano Rindone, e grazie ciao, a voi ragazzi, che ci avete scritto e chiamato. A domani. Ciao. Ciao. Ciao.